Dato Gesù Cristo, vi siete persi quando cantavo l'epistola, 12 miglia segnati, avrete detto, ma cos'è questo ritornello? 12 miglia segnati della tribù di Asra, della tribù di della tribù, 12 miglia, che cos'è? Questa folla è la grande comunità dei santi, di cui parla il libro dell'Apocalisse, ultimo libro della Sacra Scrittura. Scritto da San Giovanni, rapito in visione. Segnati dal sangue dell'agnello, nostro Signore Gesù Cristo. Io vi supplico, rinascete nella coscienza di essere immersi dentro la compagnia dei santi. C'è la moltitudine di peccatori, è vero, ma c'è la grande moltitudine dei santi. E i santi sono qui, adesso, non ci siete voi in chiesa solo. Ci sono le loro ossa esposte giù di altare. In quelle croci sono tutti i santi apostoli. Ci sono i santi di tutte le epoche cristiane. Ci sono delle reliquie dei santi che erano viventi quando è stata costruita questa chiesa. Ma soprattutto ci sono le loro anime adesso sull'altare. Perché dove Gesù Cristo si rende realmente presente, ci sono le anime dei santi, di tutti i santi. In più c'è la Madonna, regina di tutti i santi, che è in cielo con il corpo e che si rende presente. Quando il prete canta il prefazio, Dominum sursum corda, ve ne accorgete che il prete chiama i santi, gli angeli santi, li chiama tutti lì. Ma è vera questa cosa? Siamo a chiese spalancate perché bisogna essere seri con le norme. Copritevi sempre bene, ma non fa male, anzi, salute. Poi il Signore ci dà ancora un po' di autunno caldo. Ma questa chiesa, se dovesse contenere fisicamente i santi presenti, non basterebbe neanche scoperchiarla. Vi supplico, questa sia la coscienza di oggi, se no non siete cattolici. Il mondo non capisce più niente di queste cose. Due, chi sono i santi? I santi sono quegli uomini e quelle donne che hanno capito che Dio è tutto, che Gesù Cristo è tutto e che tutto dipende da Dio, tutto dipende da Gesù. Hanno capito questo, si sono accorti che Gesù Cristo ha dato la vita per loro e hanno amato Dio con tutto se stessi. Sapete come si chiama l'amore per Dio? L'amore che tu hai per Dio si chiama contemplazione. La contemplazione non è una roba strana, è amare Dio. Uno ama Dio quando cerca Dio, quando ha desiderio di Dio. Ma c'è che in tutti i modi, appena può stare un po' da solo con Dio, è felice. Questo è un dono che viene da Dio, una grazia, ma è una grazia che bisogna coltivare. Ecco perché è incomprensibile chi dice io non so pregare, ma come?
vuol dire che non ami. E uno gode di stare in compagnia di Dio perché c'è Dio. I santi sono così. Fatto questo, i santi sono terza cosa. Sanno che Dio è tutto. Amano Gesù Cristo. Amano Dio. Terzo, sono serissimi nelle loro responsabilità della vita. I santi sanno che tutto dipende da Dio, ma si sono preoccupati di fare tutto quello che era loro, il potere loro, per servire Dio e per esercitare la carità, l'amore, la misericordia verso i fratelli come Gesù Cristo ha comandato. Tutto dipende da Dio, ma i santi sanno che tutto è affidato alla loro responsabilità. I santi non scappano. I santi sono rimasti al loro posto di combattimento nella vita. Hanno dato la vita. Quando diciamo le litanie della Madonna, noi ricordiamo le categorie dei santi, i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori vescovi, gli altri cristiani che non sono vescovi, i confessori semplici, le vergini, le vedove che hanno consacrato Dio l'ultima parte della vita, gli eremiti e i monaci. Tutti hanno fatto il loro lavoro fino alla fine. Chi è morto per Cristo, chi ha faticato e sudato per Cristo, chi è morto per la Chiesa, chi ha faticato e lavorato per la Chiesa, cioè per i fratelli. Questa è la ricchezza che ci è data, è la compagnia dei santi. E se le cose stanno così, i santi che sono presenti adesso, dopo il santo, prima del santo, quando canto il prefazio, vi prego di capire che i santi stanno correndo l'altare. Questa è la messa cattolica. I santi che restano fedeli a Dio e che restano fedeli al loro compito, continuano a lavorare in cielo. Prima fra tutte è Maria Santissima che continua la sua opera materna, la regina Santorum Omnia, la regina dei santi, ma tutti i santi continuano il loro lavoro. Allora vi supplico, vogliamo essere un poco più seri e pregare i santi in questi mesi terribili. Quanti stanno pregando i santi tutti i giorni perché si fermi questa epidemia? Quanti stanno invocando il Signore perché questa peste finisca? Smettiamola di fare cose inutili e i complotti e la politica, ma chissà, chi sa qualcosa di certo? Nessuno. Sappiamo solo che tutto è nelle mani di Dio. E tutto è affidato all'intercessione potente dei santi. Vogliamo pregare. Perché quando facciamo discorsi sciocchi, e qui e là, è vero o non è vero, è pericoloso o non è pericoloso, è tutto tempo perso perché non vogliamo pregare i santi. Quanti sono venuti in chiesa a pregare i santi? Lo ripeto, da quando c'è questa disgrazia, tutti i giorni io ho benedetto il paese con la reliquia di Santa Caterina, nostra patrona, con la reliquia di San Carlo Borromeo che ha salvato il popolo dalla peste, con la reliquia di San Rocco, ma la gente non prende sul serio questa cosa, non ci crede all'intercessione dei santi, e saremo puniti per questo se non ci convertiamo.
Non è un gioco la fede, non è una passeggiata turistica. Preghiamo. Però bisogna pregare quando dovete pregare. Con cuore, non si tratta che uno si trascina per terra sanguinante e penitente. Ma ricordare questa cosa, con affetto, con cuore, perché c'è tanta gente che soffre, c'è la vita complicata. Non piangerci addosso, grazie a Dio stiamo bene, siamo sereni, ma bisogna pensare che ci sono quelli che stanno male. E siamo egoisti. Basta che non ci tocchi. E non preghiamo i santi. Cattolici, sia così, i santi sono potenti, potenti! Smettiamola di fare discorsi sociali e politici, facciamo discorsi religiosi anche tra di noi. Corona del Rosario, preghiera i santi, sacramenti appena possibile, finché ci sono. Finché ci sono! E viviamo bene l'intercessione per i nostri morti, da oggi pomeriggio. Perché quando c'è il prefazio sul Suncorda, anche le anime dei nostri morti arrivano all'altare. Al cimitero ci sono le ossa sante, che sono reliquie, ciò che resta è reliquia, che va venerato, ma le anime arrivano qui, dove c'è Gesù. E sapete bene che le anime del purgatorio hanno il potere di ottenere le grazie. Chiediamo anche a loro che si fermi questo male. Sia lodato Gesù Cristo.